con Orveare. Un attimo. Ma come la mia base è attaccata? Prima di andare avanti, ragazzi, fatemi parlare di Rise of Kingdoms. Allora, ragazzi, ci sono talmente tante cose da dirvi che io vi andrò a elencare quello che andrete a vedere. Quindi, dato che c'è un botto di roba, la leggerò insieme a voi. Rise of Kingdoms è un gioco di strategia con tante civiltà. Roma, Germania, Francia, da oggi anche la tredicesima, l'Egitto. Ogni civiltà ha i propri comandanti basati su personaggi storici, reali e uno stile architettonico unico. Unità speciali e bonus di civiltà. Potete usare decine di personaggi storici che vi serviranno come comandanti fidati, come state vedendo in questo momento. Il gioco combina strategie in tempo reale e gameplay MOBA, consentendo ai giocatori di divertirsi con emozionanti battaglie di squadra su larga scala. La figata di questo gioco, ragazzi, è che non si fermano mai le novità. Insieme alla nuova civiltà egizia sono in arrivo altri due nuovissimi comandanti egizi, Tmose 3 e Imhotep. Puoi trovare anche Cleopatra, la benedetta Cleopatra, come comandante leggendario. È una perfetta raccoglitrice ed è bravissima a curare gli alleati. Ah, praticamente l'hanno fatta curatrice. Con il potenziamento del 5% d'attacco degli arcieri, l'esercito egiziano può spazzare via gli altri in un batter d'occhio. Combattimenti di gruppo, mi starete chiedendo? Sì, in Rise of Kingdoms è possibile combattere contro centinaia di persone contemporaneamente. C'è anche una modalità di gioco chiamata Arca di Osiride. 30 contro 30 in una nuova mappa a tema egiziano che sta spopolando fra gli appassionati del gioco. Non perdetevi la possibilità di sostenere il mio canale, questa è la cosa più fondamentale del video, scaricando Rise of Kingdoms dal link o dal codice QR e utilizzando il codice, questo qui che Michele vi sta mettendo in sovrappressione, scaricate il gioco, trovate il link in descrizione. Arrivederci. Grande Cleopatra, sei fantastica, ti stimo. Glory once more. Una matata ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Fortnite. Ma prima vi volevo ricordare che è uscita la Nuke Dragon su Level Up. Codice coupon Ciccio Gamer 89. Otterrete sempre uno sconto. Mi raccomando, 8 mg di prodotto in mezzo litro d'acqua. Contiene caffeina, lo possono bere dai 16 anni in su. Se non erro, quello senza caffeina lo possono bere tutti, che quello è il prodotto che io consiglio e che mi piace tantissimo. Siamo tornati su Fortnite. Non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione in su. Oggi come skin andiamo ad utilizzare Eevee. Codice creatore CiccioGamer89. Se mi volete supportare, basta e fate X, scrivete CiccioGamer89, ripremete X, vabbè, comunque accettate e ci siamo. Paracadute sulle spalle e let's go, anche perché nello scorso video, se ve lo siete perso, abbiamo spostato il nostro alberello. Vediamo se dove l'abbiamo spostato ci è utile. Perché l'ho spostato lì? Perché spesso e volentieri in live, tra l'altro vi invito a venire a seguirmi in live dalle 20:30 in poi, da lunedì al venerdì, io lando sempre a Boschetto Bisunto, quindi ipoteticamente col mio albero là vicino potrebbe essere tutto un po' più divertente. Ragazzi, sto facendo pressione psicologica su questo, su questo giocatore, che sto facendo vedere con tutti i balletti. Vedi, adesso il mio alberello trullallero trullallà ha due frutti leggendari in questo momento. Quindi se mi lando a Boschetto Bisunto, so che lì c'è il mio alberello. Scendendo dovrei avere ipoteticamente due armi leggendarie. Prossimo sfoltimento, erbacce. Ora, ah, quindi devo togliere le erbacce dal mio albero. Tra l'altro non so se avete notato che da quando abbiamo fatto il deltaplano dei paguri non l'ho mai più tolto, eh. Mai più tolto, ragazzi. Dai, quello era bello, ma perché non lo rifà Fortnite? Ho giusto andato leggermente più basso di quello che vi avevo fatto vedere. Ma proprio... ma sai che significa leggermente? Là. Quindi praticamente noi facciamo così e facciamo così. E ci abbiamo il ben di Dio. E se me li mangio. E capite che... primo land in questa città con questo tipo di armi. Se c'è qualcuno, ipoteticamente dovrebbe essere morto. Sempre ipoteticamente. Però mi sa che sfiga ha voluto che non ha landato nessuno. E vabbè. Qualcuno ha landato. È molto interessante. Ok, ma stava quasi a rompere il sederino. Poi, raga, io vi dico la verità. Ci hanno fissato la mira assistita.
veramente è un casino, cioè senza mira assistita veramente è un casino, e se permettete è molto più forte questa qui che quella dorata. Io ve l'ho sempre detto e sempre lo ribadirò. Ma non mi dire che questo qua era quello della lobby. No, poverino, mi dispiace. Mi dispiace un botto, sicuramente era quello della lobby, raga, quello che stavo bullizzando. Quindi posso fare così, dato che non c'è nessuno, prendo e me ne vado. E vediamo se becchiamo qualcun altro, perché non dico di fare le 20 bombe, perché purtroppo non ci riuscirò. Però magari se becchiamo qualcuno... Vabbè, oh, ma sai che c'è, ma tanto respawn è gratis. Chi se ne frega, tanto sta ancora col cecchino, non penso che sia... respawn è gratis. Oh, regà, l'ho lisciato, qualche colpo mi ha disintegrato, ma va bene così. Respawn è gratis, l'avevamo detto. Ma scusatemi, ma venite tutti qua? No, perché se è così, regà, ne riparliamo. Cioè, lando insieme a voi, a me che me frega. Forse per gli arbusti, chissà per che cosa. Sì, per gli arbusti, per gli arbusti. A lui lo devo un attimo lasciar stare perché... Ok. Se avessi avuto... Tanto questo si sta curando, raga. Ok, minchia. Mo vuole la tira piccolo. Eh sì, perché questi mo vanno sta tutti... Eccolo. Quell'arma comunque è veramente rotta questa. Catroia, invece quest'altra ride. Che due. Riesco? Madonna, pure quella è rotta, 41. Minchia, mi ha distrutto. Io non so come ha fatto, ma mi ha distrutto. Porca miseria, raga, mi ha disintegrato. Io non ho neanche capito bene come ha fatto. Ma avrà fatto un HS, non so. Tante tante persone. Purtroppo il mio albero, non so se sfoltendolo. Ok. Non so minimamente se ho fatto una cosa giusta o sbagliata. Secondo me è sbagliata. Riesco a trovare un'altra arma decente. Però va bene. Diciamo che forse sono l'andato basso. È una mia impressione. No, sono l'andato basso. Chapeau. Però l'ho fatto apposta perché guarda qua. Fatto. Bro, lasciami perdere. Te l'ho preso io. Adesso lascia stare. Che fretta c'era. Maledetta primavera. Che fretta c'era. Dighi 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 dighi. Dite un po' troppo? Non lo so. Questa arma, sto pompa, veramente fa defecare in una maniera incredibile, raga. Io ve lo dico. Guarda quello. Raga, quest'arma fa schifo, io ve lo dico. Fa veramente schifo, raga. Beh, none. Ai. Ok, rischio un botto, raga. Senti, lupacchiotto, aspetta un secondo, ma... lo so. Che devi fa? Niente. Ma da un po' che roba, tiè. Dici che c'hanno qualcosa questi? No. Tranquilli, sono tutti vuoti. Ancora? E dove? Ok. Ok. Willy, vieni con me. Willy. Ok. Ogni tanto. Minchia, già 7 kill. Purtroppo non ho rift, non ho niente, raga, perché sennò... era un'altra storia. Prova a vedere all'albero. Posso aver fatto pure un botto di kill, ma... Ok, qua gente c'è.
Mirko caro. Mirko caro. Sta qua, ma non credo di beccarlo mai. Anche perché io non so come. Come? Raga, mi mancano. No, no! Ok. Non so come volare. Lupo, tu sai come volare? Ah, ecco, ho già capito come volare. Madonna, che bello. Ah, ecco. Posso sapere chi cacchio sei? Che te faccio passare un attimo la voglia? Te la faccio passare per bene? Tacci di te, oh, mortacci. Rompiscatole. Arino, mi ha seguito fino qua. Come ha fatto? Ok, cavalcatura qua davanti. Ok, 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 ok. Si può, si può, si può, si può, si può. Quindi? Brutta storia così, eh. Mi sa che se n'è andato, sapete. Cioè, se lo vedo, io corro dietro, ma non... Niente, se n'è proprio andato, raga. Vabbè. Ok, ce ne stanno due qua. Ok. Che famo? Di solito quando faccio così crepo sempre. Ho detto io. Ah. Madonna mia. Ok. Sì, lo so che c'è un altro, raga. Se mi prende scoppio. T'ho messo malissimo. Ok. Allora sì, potete dire che sto messo male. Allora, mamma mia come sto messo male. Via, 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 via. Riesco a farmi l'altra? Penso comunque di essere morto, eh. Ok. Mannaggia la puttana. Meno male che c'avevo sto pompa, raga. Sono rimasti 11. Ok. Quindi? Certo, morì così. Mero de un po' il culo, vi dico la verità, eh. Morì così, mero de un po'. Mero de un po' tanto. Mero de un po' tantino. Bam. Però è stata una bella partita. Questo quanto chi l'ha fatto questo qua? Si può vedere? Spettatore? Boh, va bene così, sono contento. Partita è stata bella, sono state emozionanti. Signori, vi voglio bene. Se il video vi è piaciuto mi raccomando pollice in su, commentate e condividete. Se non siete iscritti iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro ciao.